Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Andrea e oggi voglio parlarvi della mia esperienza con Sony Alpha 6400 e Canon 135 F2.0 L. Come penso che i veterani del canale lo sappiano, io posseggo appunto un obiettivo Canon 135 L. L'obiettivo in questione è questo qui, è una bestia, è una bestia assurda e io personalmente adoro questo obiettivo perché mi permette di fare dei lavori che altrimenti senza un obiettivo di questo tipo non potrei fare assolutamente. Ovvio, sul mercato ne trovate di altri tipi. Poi io, possessore di Sony, in teoria potevo anche magari evitare di farmi regalare proprio questo obiettivo e prendere magari un obiettivo Sony, un G Master, che comunque siamo su questa fascia di prezzo. Però questo qua mi ha sempre colpito. Io questo obiettivo qua per la prima volta l'ho visto in mano a un mio amico, anche lui fotografo, e comunque anche lui nel mondo del video, comunque delle lenti, comunque lui se ne intende, e lui mi ha sempre elogiato, mi ha sempre parlato benissimo di questo obiettivo. Io ho visto i lavori che faceva lui, erano dei capolavori comunque, perché sono dei ritratti che hanno lo sfondo, comunque l'effetto bokeh molto morbido, appunto avendo un'apertura rotonda permette questa cosa di avere uno sfocato molto netto ma allo stesso tempo morbido, non so come definirlo. Comunque poi vedrete assolutamente anche degli esempi perché alcune foto le ho fatte, quindi so esattamente come appunto scatta questo obiettivo. Ma io vorrei parlarvi un po' della mia esperienza con la Sony Alpha 6400, quindi la mia macchina principale, che spero presto di riuscire magari ad aggiornare, con appunto questo obiettivo della Canon. Ci saranno tantissimi pro, ma anche qualche contro. Iniziamo quindi dalle caratteristiche della mia macchina, quindi della Sony Alpha 6400. Ne vale ancora la pena adesso nel 2021 comprare questa macchina o utilizzarla o non lo so? Non ve lo dico in questo video, ma farò un video a riguardo e sarà un video interessante perché ho già in mente come strutturarlo. Mi basta semplicemente realizzarlo, però in questo momento devo ancora fare questo che secondo me è più urgente. Quali sono le caratteristiche principali di una macchina Sony? Di tutte, anzi, soprattutto queste qua dell'Alpha, sono innanzitutto che hanno un attacco E, quindi la macchina, la Sony, ha un attacco E. Poi, la Sony Alpha 6400 è una fotocamera APS-C. Questo cosa significa? Che non è sensore full frame, ma è croppato di 1.5, che è lo standard Sony. Abbiamo poi un incredibile, ma incredibile vuol dire che è incredibile, autofocus, che ci mette circa 0,02 secondi per mettere a fuoco. Secondo me è una manna dal cielo, perché io personalmente quando faccio certi lavori ho bisogno di un fuoco veloce. E questa macchina me lo regala sempre. E poi il tracking a 425 punti. Ok, oggi ci sono le macchine che fanno 1000 punti. Però per una macchina di questo tipo, per questa fascia mid, è perfetto secondo me. Io vi faccio vedere in questo momento un esempio pratico dell'autofocus. Io mi sto avvicinando e guardate come tiene il fuoco. Cioè è una cosa assurda. Adesso non so, forse con la mano se mi nascondo riesce. Ecco, guardate qua. Qua la mia mano è a fuoco. E poi passa subito al volto. Mano, volto, mano, volto. Io questa fotocamera la adoro proprio per questo motivo, perché ha un autofocus veramente, veramente eccezionale, performante, non mi ha mai dato un problema. Ogni tanto sì, fa cilecca, ma come tutti gli autofocus, per determinati motivi, la scarsa luminosità è un motivo. Le geometrie, se fate forme, comunque foto ha delle forme, ha dei palazzi che sono molto geometrici, sicuramente farà fatica, però devo dire che tutto sommato sono veramente soddisfatto di questo autofocus. Il sensore comunque è un sensore da 24,2 megapixel, circa 25 megapixel, ed è un sensore CMOS Exmor, che è praticamente il sensore che montano quasi tutte le mirrorless di Sony. Allora, io mi sono documentato solo sulle mirrorless, le reflex non sono sicuro in realtà. Comunque, le mirrorless Sony, la maggior parte montano questo sensore.
ovviamente declinato, nel senso che questa qua è una PSC, quindi è un sensore più piccolo, comunque croppato, mentre le Sony, ad esempio A7, A9 o la Miraglia A1 montano lo stesso sensore, ma più grande, anche se in realtà è sbagliato dire che la 1, attenzione, non montano lo stesso sensore, cioè non è lo stesso identico sensore, è sempre un CMOS Exmor, però c'è l'R, ci sono vari modelli RS, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa che mi piace tanto di questa macchina è che nonostante sia una mid-range, quindi come prima detto che appunto ci sono i vari settori, no? C'è l'ammiraglia che è la 1, lasciamola là col suo logoino alfa oro e tutto quanto che costa 8.000 euro solo il corpo. Ma ci sono appunto la Miraglia, abbiamo sotto un'altra categoria che sono le Pro, comunque sono le la A9, la A7-4, la A7S3, eccetera, sono tutte macchine ultra. Poi abbiamo l'alto livello che sono la A7 Mark 3, la A7 Mark 2, la A7S Mark 2, eccetera, eccetera. E poi sotto abbiamo le mid, che è appunto la 6004, 6005, la 6006, 6003, la 7 Mark 1, la 7S Mark 1 dovrebbero rientrare tutte nel mid range. E poi ci sono le low range, quindi la 6000, la 5100, e tutte quelle altre che adesso non mi vengono tutte in mente, però ce ne sono davvero tantissime. Che rientrano appunto nel entry level low budget, ad esempio, quindi una 6000 adesso la trovi a 500-600 euro. E questo fa rosicare perché quando era uscita costava 1000 euro. Va bene, andiamo avanti. Essendo una mid range, non ci aspettiamo sicuramente di avere un sensore così performante, vero? Beh, invece sì, questa macchina ha un sensore veramente potente che anche in condizioni di scarsa luminosità si comporta bene. Non la stiamo mettendo a paragone con le macchine di high range, comunque quelle che costano di più, ma stiamo mettendo a confronto questa fotocamera con le macchine che appunto ricoprono questa fascia. Un po' più forte lo faccia questo cazzo di botto. Le fotocamere Sony che montano questo sensore hanno uno spazio ISO molto ampio, ad esempio questa macchina qua permette di fare da 100 fino a 32.000 circa a livello di ISO base. Poi c'è la possibilità anche di ampliare appunto gli ISO, quindi gli ISO espansi, che arrivano fino a 102.400, che non li userai mai 102.400, perché l'immagine è praticamente bianca, nel senso che è talmente luminosa, è talmente cioè il sensore è talmente così, vola tutto quanto, che c'è una grana che, se posso fare adesso una simulazione, ve la faccio vedere perché veramente fa vomitare, quindi non la userai mai. Però comunque arrivare fino a 6004 li regge più che bene. Ad esempio io in questo momento sono a 6004 ISO, un pochettino di più si è alzata la luminosità perché ho cercato di pareggiare il più possibile, però si vede un po' di grana sulle parti, soprattutto le parti scure, cioè se guardate tipo la sedia qua o lo sfondo qua dietro, penso anche i miei capelli, la mia barba, non lo so, comunque queste zone sono effettivamente granulate, c'è molta grana. Però è meglio secondo me di molte altre macchine, cioè se io adesso questo qua dovessi pomparlo a 32.000 ISO, comunque è veramente tutto sbarluccicoso e fa schifo, però così è molto meglio. Considerate che io di base sto registrando questo video a 640 ISO, che cioè dà un ottimo risultato, devo dire, poi in 4K, quindi ottimo. Appunto, quindi, che l'ho appena detto, la macchina registra in 4K a 30 fps o in 1080 a 60 fps, però ha anche la modalità slow motion fino a 120 fps in 1080. La possibilità di registrare appunto sono in XAVCS o in AVCHD a appunto H264, quindi comunque sono lo standard che trovate tutti, che
solitamente uno usa se non deve fare lavori eccezionali. Questa fotocamera, dunque arriviamo all'ultimo, io non volevo fare in realtà una recensione, ma alla fine praticamente sto facendo le caratteristiche, cioè non lo so. Comunque questa fotocamera pesa 403 grammi, neanche tanto in realtà, è molto leggera, infatti è molto portatile, nel senso che uno può anche ficcarsela in tasca se ha delle tasche enormi. A me me l'hanno sempre detto, io ho in tutte le tasche, non mi ci sta. Anche, cioè, l'obiettivo mio è il compatto, il 14, lo chiamo, il 1650 della Sony, che ti danno insieme in dotazione, che lo uso quando vado in giro per fare qualche scatto a caso, per essere più pratico, ma io in tasca non me la faccio stare, cioè non ci sta proprio, a parte che non la metterai in tasca, una macchina del genere non la metti in tasca, non è una compatta e non costa 20 euro. Passiamo dunque ora alla Canon 135L. Io voglio spiegarvi effettivamente che obiettivo è, perché è un obiettivo della Madonna, proprio, io parlo proprio di Madonna, non la cantante, ma quella proprio della religione, no? Comunque, Canon 135mm f2.0L, occhio L, poi vi spiego perché L, USM. Ok, iniziamo a spiegare un attimo le caratteristiche principali. È un obiettivo rapido, leggero e di alta qualità. Questo obiettivo è ottimo per fotografare i ritratti, perché dà proprio un effetto di sfocatura, che come vi ho parlato all'inizio video. Ma, attenzione, è ottimo anche per fotografare all'interno o comunque in situazioni di scarsa luminosità. Questo perché? Perché ha un'apertura davvero ampia, cioè 2 è un'apertura della Madonna. Le caratteristiche quindi principali di questo obiettivo sono la ampia apertura f.2, che come vi ho appena detto permette quindi di scattare in condizioni di scarsa luminosità senza sacrificare i tempi di esposizione e senza andare a sacrificare appunto quindi anche la qualità dell'immagine stessa, andando a pompare gli ISO che altrimenti renderebbero l'immagine un po' troppo granulosa, e buttare via un'immagine granulosa con un obiettivo del genere, cioè mi piange il cuore assolutamente. Un'altra caratteristica fondamentale secondo me di questo obiettivo qual è? È il fatto di avere un autofocus performante a ultrasuoni, automatica e silenziosa. Perché ho voluto specificare così tanto all'inizio che è una L? Cosa significa L negli obiettivi Canon? La L per Canon sta come la G per Sony, G Master. Quindi sono gli obiettivi ammiraglia della casa statunitense. Quindi noi abbiamo Canon e quegli obiettivi Canon che vedete con questa striscia sopra, l'anello rosso, sono gli obiettivi L. Infatti qua ve lo faccio vedere, c'è scritto L proprio in questo punto al centro, perfetto. Infatti questo obiettivo è anche definito The Lord of the Red Rings, quindi il signore degli anelli rossi, perché è uno dei migliori, anzi non quasi il miglior obiettivo, ovviamente della sua categoria. Quindi sto parlando di medio tele e non super tele, attenzione, perché ci sono le differenze tra medio tele e super, sono diversi. È rappresentante degli obiettivi tele grazie alla sua qualità. L'apertura, come vabbè, ormai quasi tutti gli obiettivi professionali, è circolare, quindi permette di avere una apertura quindi circolare che rende i bokeh molto piacevoli e rotondi. Ma adesso io ho finito di spiegarvi un po' le caratteristiche principali di questo bestio e voglio parlarvi un attimo dei pro e dei contro di questa configurazione. Quindi ricordo, Sony Alpha 6400 e obiettivo Canon 135 f2L. Parliamo prima di tutto dei pro, che sono tanti, sono ottimi e sono la manna dal cielo praticamente. Da qui in poi potrebbe essere che ci sia una leggera differenza di qualità o comunque di genere, nel senso di luci eccetera, perché purtroppo ho avuto un problema, stavo guardando in post produzione, stavo editando adesso il video, in pratica avevo registrato praticamente un video da 20-28 minuti, una roba del genere, e fino all'ottavo minuto è andato avanti tranquillo, ha registrato, ha fatto tutto tranquillamente. Dall'ottavo minuto in poi, quindi praticamente 20 passa minuti di video, no neanche,
comunque un 15-16 minuti di video, me l'ha buttati bellamente tutti all'interno del gabinetto. Quindi devo riregistrare questa parte qua e vorrò morire. Adesso volevo parlarvi un po' dei pro e dei contro di questa unione, di questo compound tra la Sony Alpha 6400 e il mio obiettivo Canon 135L. I pro sono la nitidezza. La nitidezza è veramente una cosa grandiosa di questo obiettivo. Io devo dire che quando faccio video o foto, proprio foto, con questo obiettivo, devo dire che non ho mai avuto un problema di nitidezza. Ha sempre fatto il suo lavoro perfettamente senza mai dare un problema appunto di nitidezza. Perché la qualità costruttiva di questa lente è veramente, veramente, veramente alta. Anche il prezzo lo dice. Però anche il fatto che viene chiamato The Lord of the Rings per The Lord of the Red Rings per i mediotele è una cosa importante. Fa capire veramente la qualità che dà. Quindi nitidezza top. Passiamo poi alla luminosità, perché è una lente molto luminosa. Come ho detto già all'inizio del video, è una f2.0, quindi ha la possibilità di aprire il diaframma al massimo, cioè veramente molto ampio, e quindi di far entrare tanta luce. Quindi avendo questa apertura molto ampia dà anche questo bellissimo effetto bokeh che permette anche di andare a mettere a fuoco parti del corpo a nostro piacimento. Il fatto proprio anche di avere questo autofocus così preciso, ma con la possibilità di modificare quindi il fuoco manualmente mentre si è in modalità F senza uscire, è uno spettacolo. Io muovendo questa ghiera posso andare poi a correggere mentre sto scattando la fotografia il fuoco. Posso scegliere di farlo andare, se sono in F.2, di farlo andare sul naso, sugli occhi, sulle orecchie. È incredibile, anche perché F.2 praticamente hai uno spazio così di profondità di campo. Il fuoco è veramente in un punto preciso. Sui prati si vede bene se si fa questa cosa qua. Si prende un bel prato verde, di qualsiasi colore, chi se ne frega, e si prova a mettere F2.0 su un obiettivo del genere, a muovere il fuoco avanti e indietro, e si vede proprio che c'è la striscia del fuoco che va avanti e indietro se è a questa F, ed è incredibile, ve lo assicuro. Un'altra particolarità di questo obiettivo che veramente me lo fa amare è il fatto che permette di utilizzare anche macchine che non hanno una grande resistenza alla luce anche in condizioni di scarsa sensibilità. Questo cosa significa? Che io ho una fotocamera poco sensibile alla luce, quindi io sono in un luogo buio e già fa fatica la macchina. Questo obiettivo lo aiuta, avendo un F.2 molto luminoso, e quindi si può usare anche in condizioni di scarsa luminosità, andando quindi a salvare, quindi senza sacrificare magari la qualità dell'immagine, dovendo alzare gli ISO oppure il mosso, il micromosso che potrebbe crearsi, andando quindi a salvare anche quelli che sono i tempi di esposizione, quindi potendoli tenere molto più brevi per evitare appunto a mano libera di fare danni, soprattutto con un obiettivo del genere, che stiamo parlando di uno zoom adesso non mi ricordo quanti per, comunque è una bestia, siamo 135 mm. Se si monta su una PSC 202, quindi ancora più zoomato, al minimo movimento mentre scatti, se abbassi i tempi, viene subito mosso, e quindi è un grande pregio. Ma ora vorrei passare ai contro, perché purtroppo non sono tanti, ma alcuni sono significativi. Perché dobbiamo parlare appunto dei contro con questa macchina? Diciamoli, quali sono questi contro? Innanzitutto volevo dire che questo obiettivo non è APS-C, quindi cosa significa? Che montando quindi questo obiettivo su una macchina APS-C, essendo lui creato per le full frame, si va a creare questo effetto di ulteriore zoom. Quindi, come ho detto già prima, non abbiamo un 135 mm ma un 202, perché va sommato sulle Sony che ha l'APS-C a 1.5, quindi va moltiplicato questo valore. Abbiamo un obiettivo 135 per 1.5 fa circa 202 mm. E questa è una cosa che, vabbè, non dà tanto fastidio. Io la uso tranquillamente, non mi ha mai dato dei problemi il fatto che è un pochettino più zoomato. Ok, se abbiamo una macchina fotografica che scatta in full frame, con un sensore full frame, abbiamo più spazio. Qui, anche io adesso che sto registrando con un obiettivo fatto apposta per una APS-C, è un obiettivo FE, quindi è fatto per l'APS-C, comunque è croppato anche qui
essendo in video, poi va bene, le foto no, però qua essendo un video va a croppare, soprattutto il 4K, figuriamoci. Un altro difetto che è arginabile bene, soprattutto con le nuove tecnologie che ci sono oggi, o comunque con dei mezzi che hanno prodotto per fortuna, è la incompatibilità dell'obiettivo, cioè dell'attacco dell'obiettivo con la macchina. Questo cosa significa? Che questo obiettivo ha un attacco differente. Sono tutte e due a baionetta, però la Sony ha un attacco chiamato E, la Canon ha un attacco chiamato EF. L'attacco EF è questo. Questo è un attacco EF che va ad attaccarsi, solitamente le Sony all'interno hanno un corpo di questo tipo, hanno un attacco di questo genere. L'attacco invece Sony è questo. È sempre una baionetta, ma è chiamato attacco E. Purtroppo, come è sempre stato con tutte le compagnie praticamente, c'è sempre sta war di creare delle cose proprie che siano solo per me. Allora io creo l'obiettivo con quello, tu crei l'obiettivo con l'altro, alla fine cosa ne viene fuori? Che ci sono delle case che producono invece delle cose spaziali, come ad esempio questo. Questo, che vi ho fatto vedere anche prima per farvi vedere qual è l'attacco della Canon, è un adattatore MC11 di Sigma. È incredibile perché permette appunto di collegare un obiettivo che non è nativo per una Sony, in realtà il 135 è lungo così, ma attaccandoci questo dietro lo fa sembrare ancora più grande. E a me questa roba fa tanto sorridere, perché sembra più grande, anche se non è che più l'obiettivo è grosso meglio scatta, dipende. Però sì, c'è l'adattatore che si può utilizzare. Purtroppo appesantisce un pelino di più il tutto, andando quindi a fare un peso di circa 1,2 kg, tanto per esagerare, no, più o meno siamo lì, 1,213 kg mi pare. Però alla fine tutto sommato è un'ottima cosa, cioè il fatto che esistano questi adattatori e posso trasportare un obiettivo Canon, che magari io passo, che ne so, da una macchina Canon a una macchina Sony, ho un parco obiettivi enorme e mi tengo tutti gli obiettivi usando anche Sony. Un altro problema, che è problema solo mio, non ho capito, non lo so, può essere perché magari o è un problema solo della 6400, io non ho provato anche con tante altre macchine, però so una cosa. Ho provato a montare questo obiettivo, il 135, su una Sony Alpha 6000 e ho visto come registra. I video. Allora, i video sono fondamentali, secondo me. Io lavoro con i video, come vedete sto facendo un video anche adesso. Io sono prima videomaker e poi fotografo, però comunque sono anche fotografo, quindi questo obiettivo qua per me è comunque la manna dal cielo quando devo fare delle fotografie. Quando però registro i video mi girano un po' le palle, perché questo obiettivo non ha la possibilità di fare autofocus durante i video con la mia macchina. Io non ho capito perché, però con la 6000 lo può fare. Io mi ricordo che ho montato, stavo registrando una cosa a teatro, ho montato l'obiettivo, questo qua, sulla 6000, e andava l'autofocus. Io su questo lo monto e appena entro in modalità di video, sia che sono nella modalità M lo faccio partire da lì, sia che entro proprio nella modalità della macchina video, mi passa automaticamente in manual focus e non posso farci niente. Invece con la 6000 funzionava l'autofocus durante il video, sempre. Non ho capito perché. Se qualcuno lo sa, per favore scrivetemelo nei commenti, perché io ho cercato di fare di tutto per saperlo, non ho ancora capito. Volevo scrivere a Sony, mi avrebbero detto sicuramente, o mi direbbero se glielo scrivo comunque: no, guarda, quell'obiettivo non è compatibile, fanculo, comprati il nostro G-Master. Va bene. Vabbè, regalatemelo, non lo so. Scriverei a Canon, però penso che la risposta sia più o meno la stessa ribaltata. Ah, però hai l'obiettivo quello lì, e allora comprati una nostra macchina. Ma hanno ragione, per amor del cielo, hanno tutti ragione. Scriverei a Sigma, Sigma che fa l'adattatore. Io che ero lì a aspettare, dico, magari è un problema, visto che questo qua, vedete che in questo punto c'ha una porta, qua ha una porta che si può utilizzare per aggiornare il firmware dell'adattatore. E ho detto, vabbè, allora a sto punto scrivo a Sigma e dico, allora, mettiamo un aggiornamento per la 6004 che vada a fare l'autofocus sul 135, ma loro secondo me mi rispondono, no, che cazzo c'è, nel senso che vuoi da me, non mi rompere, comprati le macchine normali. Non lo so, magari è tutta una mia fissa. Poi in realtà qua così c'è scritto sopra che è solo per le lenti Sigma, quindi mi dicono, no, però tu stai usando una lente Canon su una cosa Sigma, io non posso fare niente.
Non lo so, non ho ancora capito niente. Però, vabbè, se sapete, scrivetemelo. E in ultimo, ma non meno importante, parliamo della stabilizzazione, che è assente totalmente. Questo cosa significa? Che la Sony Alpha 6400 non ha la stabilizzazione al sensore. L'obiettivo Canon 135L non ha stabilizzazione all'obiettivo. Quindi cosa significa questo? Che se noi andiamo a registrare un video senza stabilizzazione, viene fuori una ciofeca assurda. Ve lo dico per esperienza, ho provato a farlo tante volte. O siete chirurghi, ma anche lì è faticoso, oppure non viene. Ma questo problema qua non si basa solamente sul fatto che, oddio, fate i video, allora se io non faccio video non sono esente da questa cosa, no? Anche nelle fotografie. La fortuna di questo obiettivo è che avendo un'apertura molto ampia possiamo usare tempi di scatto molto più brevi e quindi non ce ne accorgiamo di questo problema perché non abbiamo proprio il tempo per traballare, tremare, che viene preso dalla foto, quindi se siamo a un 4 millesimo non ce ne accorgiamo neanche. Però già se scendiamo sotto il 120-100, lì sì, lì è molto molto visibile. O devi per forza avere o veramente delle tecniche buone o appoggiarti a qualcosa oltre piedi. E io vi dico un'altra cosa sulla registrazione del video. Il problema principale qui qual è? Che vado a registrare un video, io se sto registrando un video con questo obiettivo, quel video mi si muove anche se è sul cavalletto. Esempio praticissimo che ho registrato quando ero all'Isola d'Elba in un teatro di Portoferraio. Cosa è successo? Ho piazzato il mio cavalletto Manfrotto, tra l'altro, che questo cavalletto qua comunque non è il primo cavallettino di Amazon da 20 euro, è un cavalletto comunque di un certo valore, comunque trovate tutte le attrezzature nel link in descrizione. Metto giù il cavalletto, piazzo sopra la mia macchina con l'obiettivo 135, mi metto a registrare. A ogni passo tremava. Cioè, infatti ho dovuto dire, no, state tutti fermi perché altrimenti va così, viene fuori un macello. Però è vero, a ogni passo che facevano sul palco, che comunque era semi-mobile, nel senso che comunque un palco cioè sotto è praticamente è vuoto, quindi appena fai un passo leggermente rimbalza un pochettino la superficie del palco proprio. E quindi il treppiede essendo sopra, questo coso qua rimbalzava e io vedevo proprio quel micro tremolio, non mentre registravo, ma poi l'ho visto in post e mi sono girate le palle. Però vabbè, cioè tutto sommato va bene così se ci pensiamo, eh. Confidente nel fatto che questa volta me l'abbia registrato e che non mi sia bloccato, frizzato in qualche strano motivo, perché io guarda veramente la voglia di picchiare, non so se la macchina o il computer, io penso di più la macchina o la schedina addirittura che c'è all'interno, è molto alta. Però dai, forse ce la possiamo fare a portarcelo a casa questa volta. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. La conclusione principale che voglio dirvi è: consiglio di fare questo abbinamento? Sì, io lo consiglio vivamente. Anzi, se avete una Sony 6400 non state a comprarlo, perché a sto punto puntate direttamente su un Sony. Però se dite, però mio zio, mio fratello, mia nonna aveva una macchina Canon con questa lente qua, io da qualche parte ho reperito questa lente oppure me la sono comprata non sapendolo, ti dico, vabbè, non c'è problema, prenditi l'adattatore, attacca e funziona da Dio. Io ve lo dico, consigliatissimo. Se non state a guardare tutti i contro che ho detto, che alla fine non sono proibitivi assolutamente, potete usarla senza assolutamente nessun tipo di problema. Detto questo, niente, io vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento al prossimo video e noi ci ribecchiamo appunto in un prossimo video. Ciao a tutti!